Non è possibile, non è possibile, non si può. Cioè, pure l'arbitro ci si mette, pure Banti del cavolo, Banti del cavolo, Luca Banti del cavolo. Quello non era rigore. Cioè, ma almeno il VAR lo poteva andare a vedere. Almeno il VAR lo poteva andare a vedere, cavolo. Ma non voglio fare romanista quello che si attacca al rigore, però almeno il VAR lo poteva andare a vedere, perché quello si è visto proprio Simeone che si è tuffato. Non c'è stato il contatto col se. Scrivetemi sotto nei commenti se secondo voi c'era. Comunque, bella a tutti ragazzi, bentornati in questo video. Qui è Japiots e siamo qui nel post partita della Roma. Scusate se sto registrando in macchina, ma sto andando a cena fuori, quindi non ho tempo di registrarla a casa. Lo caricherò in giro, quindi mi raccomando, ditemi voi che ne pensate se c'era rigore. Innanzitutto voglio parlare della partita della Roma, che il primo tempo la Roma ha giocato un po' a sprazzi, ma pure la Fiorentina non ha fatto molto, a parte quel rigore che secondo me non c'era, secondo me non c'era. Boh, ditemi la vostra. E invece per quanto riguarda il primo tempo è stato poche azioni, ci sono state poche azioni. Al secondo tempo la Roma ha cominciato ad attaccare un po' di più, però diciamo che il reparto dove ha sofferto di più la Roma è stato in attacco, non ha creato molto, molte occasioni da gol. Quelle poche occasioni che ci ha avuto Olsen, La Fonte ha fatto diverse parate, e poi verso lo scadere fortunatamente arriva il gol di Florenzi che ci porta appunto sull'1-1, quindi la partita finisce 1-1. Secondo me il risultato ci poteva stare, ma sinceramente perde per colpa, pareggia per colpa di un rigore che non c'era, un po' me ci rode. Se devo dire il peggiore in campo, l'attacco, tutto l'attacco, secondo me dai Sharawi, Under e Dzeko sono stati i peggiori in campo secondo me. Scrivetemi secondo voi, romanisti, chi è stato il peggiore in campo. Comunque, io un altro pareggio consecutivo, è vero, abbiamo pareggiato a Napoli, abbiamo pareggiato a Firenze, che sono due punti che secondo me non so da buttare, però il problema è che abbiamo sbagliato le altre partite, non il pareggio a Napoli, il pareggio a Firenze, che secondo me ci può stare, anche se è mancata un po' di concretezza sotto porta. Pellegrini invece, volevo parlare riguardante Pellegrini, che ha giocato un po' più dietro, ha giocato come mediano, mi è piaciuto soprattutto Zaniolo mi è piaciuto tanto, e si è fatto trovare molto sotto porta, ha fatto un bel tiro, e La Fonte ovviamente fa il miracolo, eppure su Dzeko sempre La Fonte fa il miracolo verso lo scadere. Il gol di Florenzi è stato un bel gol, mi è piaciuto, di sinistro, poi lui è destro, di sinistro quasi a mezza altezza ha rimbalzato e ha tirato al volo. Boh, secondo me ci può stare il pareggio, però non così, cioè Banti non puoi far così, cioè non puoi. Dovevi almeno andare a vedere il VAR, se eri un arbitro serio. No, che tu, ho visto io tutto. Chi sei tu? Sei Dio, sei Dio, voglio sapere. Sei un essere umano, quegli esseri umani possono sbagliare. E allora esistono i mezzi tecnologici chiamati VAR, e tu lo devi andare a controllare. Perché questa era un'occasione che il VAR deve essere usato per forza e non l'ha utilizzato. E niente, raga, non farò sondaggi, non metterò le playlist perché non c'ho il computer, quindi mi raccomando, se vi siete persi gli ultimi video andatevi a vedere nel canale. E niente, raga, lasciate un mi piace, un commento, una bella condivisione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi, hashtag Road to 600 iscritti. E niente ragazzi, da qui è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Sempre e comunque, forza Roma, dai, sempre e comunque, forza Roma, dai, bella, ciao.